Ciao ragazzi, bentornati su Open Music. Esce il 23 ottobre il nuovo album di Bruce Springsteen, Letter to You. Letter to You è un album che è quasi una sorta di visione ampia, nel senso che guarda al passato, a ciò che abbiamo perso e a ciò che ormai è un ricordo, ma allo stesso tempo guarda anche al presente, questo presente molto frenetico che corre veloce e, ahimè, soprattutto in questo momento storico, molto confuso. A livello di sonorità invece suona molto classic rock, molto genere alla The Boss, questo rock classico appunto con piccole sfumature di blues, questi intro di pianoforte, riff di chitarra, tutto contornato dalla voce in alcuni momenti rude di Bruce, che veramente rende questo album di un'eleganza e di una classe che solo a Bruce Springsteen si può, il merito può andare solo a un artista come lui. 12 tracce, devo dire che non ho riscontrato una canzone brutta, mi sono piaciute tutte, non c'è stato un momento dell'album in cui ho detto ah, questa no, non mi piace, skippo, anzi, sono canzoni che alcune canzoni le ho ascoltate e riascoltate e continuo tuttora a riascoltarle, per esempio Burning Train, che è un pezzo che ha un tiro pazzesco secondo me, c'è questo queste chitarre che hanno questi riff molto coinvolgenti, poi questo solo di chitarra che vabbè, è puro piacere per le orecchie, contornato da questa batteria incalzante molto così bella, coinvolgente. Io mi immagino questo pezzo in una versione live quando finalmente si potrà tornare ai concerti. Devo dire che immaginarmela suonata live è uno spettacolo. L'altro pezzo che mi ha colpito e per il quale ho premuto molte volte repeat è House of a Thousand Guitars. È un pezzo che mi ha emozionata tantissimo, mi ha trasmesso molte emozioni. C'è questo intro di pianoforte che, non lo so, mi ha coccolato in un certo senso, non so spiegarlo bene a parole. E poi con la voce di Bruce parte questo pezzo, si apre con queste chitarre, tutto molto elegante. La parola che rappresenta e descrive appieno Letter to You di Bruce Springsteen è classe ed eleganza e tanta tanta emotività. Io non sono un'appassionata e non sono mai stata una fan del Boss, ma devo dire che un album del genere non può lasciare indifferenti. A prescindere che sia un artista che si segue o meno, questo album sicuramente non lascia indifferente l'ascoltatore. Quindi, il mio voto per Letter to You di Bruce Springsteen è 8, perché veramente mi ha emozionata tanto. Mi ha fatto riscoprire la bellezza e la classe del rock semplice senza troppi fronzoli. È un album che scalda il cuore, sì, in tempi in cui gli abbracci fisici sono vietati, ben venga la musica che sostituisce l'abbraccio fisico, ma ci abbraccia così, come solo la musica sa fare. Bene, io credo di avervi detto tutto. Come sempre vi ricordo di seguirci su tutti i canali social, Facebook, Instagram e il canale YouTube. Come sempre nei commenti potete dirmi tutto quello che vi pare, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Io vi saluto e ci vediamo nella prossima recensione.